Benvenuti alla Cucina Incantata Lab da Anna Maria e da Silvia. Oggi facciamo una ricetta della tradizione emiliana, forse anche emiliana-romagnola. Questo piatto è sempre stato cucinato nelle cucine delle nostre mamme, delle nostre nonne, ed è un piatto povero. Partiamo, è un piatto composto praticamente da polenta, da fagioli che vengono fatti cuocere con della pancetta e dell'olio, e poi messi con della conserva. Viene fatto questo soffritto, e poi dopo, una volta cotta la polenta e il soffritto, vengono uniti, stesi in una teglia unta, fatti riposare almeno una notte, e il giorno dopo vengono fritti a piacere con strutto o con olio di girasole. Procediamo. Allora, scaldiamo in una padella possibilmente antiaderente, così non si attacca nulla, 50 g di cipolla bianca o cipolla dorata. Noi preferiamo la cipolla bianca perché si scioglie meglio e quindi rimane meno evidente anche nel soffritto. Non c'è bisogno di bruciarla, basta farla soffriggere un pochino, e poi abbiamo battuto col coltello 50 g di pancetta stesa, la classica pancetta, quella arrotolata, quella che si trova dal bottegaio, quella che si usa appunto a fare un pochino di tutto. Ora faccio tostare un pochino in questa maniera qua. Se è necessario si può aggiungere anche un goccino d'acqua per evitare appunto che bruci, cercando di rompere la pancetta, di sbriciolarla, insomma, che non rimangano dei pezzi troppo, insomma, interi. E comunque la ricetta prevede anche che ci rimanga qualche pezzettino di... non succede niente se ci rimane qualche pezzettino di pancetta. È una ricetta molto rustica. Si narra che si chiamano siano stati chiamati calzagatti perché una volta, siccome c'era poco da mangiare, una nonna aveva cotto in un paiolo la polenta, in un tegame appoggiato sulla stufa i fagioli. Questa nonna, per muoversi col tegame della polenta, inciampò contro un gatto, quindi calciò il gatto e versò la polenta nel soffritto dei fagioli. Quindi da questa tradizione prende il nome da questa favola, questa leggenda, e appunto calzagatti, cioè calcia i gatti. Il nome calzagatti è tipico nostro dell'Emilia. In altri posti si trovano anche con altri nomi, comunque questo è il nome che è stato dato qua. Ho fatto soffriggere un pochino la cipolla con la pancetta, adesso verso 400 g di pomodoro, passata di pomodoro. Potete mettere anche della polpa a pezzettoni, lì va molto a gusto. A me piace che non si sentano molti pezzi di pomodoro, ecco. Poi facciamo andare un pochino, possiamo già aggiungere anche i fagioli. Allora, questi sono già fagioli borlotti, già cotti. Se volete metterli a mollo, ricordatevi sempre che dovete mettere la metà del peso, perché altrimenti vi trovate tanti di quei fagioli che li mangiate per una settimana. Quindi ho usato tipo due scatolette di fagioli, e se per caso usate quelli appunto da mollare, fate sui 150 g di fagioli. Devono essere ammollati tutta la notte e poi cotti per quasi un'oretta, e il risultato è appunto ottenere i fagioli lessati. In alcune ricette si trova anche che venga utilizzata l'acqua della cottura di fagioli anche per far la polenta. Noi non siamo così fiscali e quindi procediamo con, anche perché insomma oggi come oggi bisogna fare delle ricette abbastanza veloci, quindi insomma potete usare benissimo i fagioli in scatola. Metto un pizzichino di sale, non esagero, perché già la pancetta può dare molta sapidità.
E niente, adesso procediamo e aspettiamo una decina di minuti che il soffritto si restringa un pochino e che prenda un pochino di sapore. Eccoci qua, ormai i fagioli sono arrivati a cottura. Lasciamoli ancora qualche minuto qui sul fuoco e nel frattempo la Silvia, il mio braccio destro, versa in 2 litri di acqua leggermente salata 500 g di farina rapida. Perché rapida? Perché, come dicevo prima, questa deve essere una ricetta abbastanza pratica. Se volete usare la farina tradizionale, fate 300 g di farina di mais normale, cioè vuol dire a lunga cottura. Mettete 1,5 litri di acqua, perché io calcolo, quando faccio la farina appunto in maniera tradizionale, cioè con la cottura di 40 minuti, faccio 100 g di farina a persona e 0,5 litri di acqua leggermente salata. E poi dopo faccio cuocere 40 minuti, 40 minuti, un'oretta, dipende dal tipo di farina. In questo caso qua, comunque, visto che il gusto viene esaltato da questo bel soffritto di fagioli e pancetta, possiamo adattarci ad utilizzare anche una farina precotta. Quindi qualche minuto, attenzione perché ci si rischia di bruciarsi. Adesso la Silvia ha già versato la polenta nell'acqua che deve bollire. Quando proprio l'acqua è al massimo del bollore, si abbassa leggermente la fiamma e poi dopo si versa a pioggia la farina che noi avevamo già pesato. Un paio di minuti, così nel frattempo finisco la cottura dei nostri fagioli, che non devono essere spappolati, ma non devono neanche essere appena appoggiati nel pomodoro. Vedete che è già calato un pochino la passata, cioè l'acqua è già calata. E poi dopo facciamo una manovra e andiamo a versare quello che abbiamo preparato adesso direttamente nel tegame dei fagioli. Preparo già una teglia che ho già unto con dell'olio, con del burro, la potete ungere con quello che volete. Dopo verseremo il preparato qui dentro, lo facciamo raffreddare a temperatura ambiente e una volta freddo lo copriamo con una pellicola e lo mettiamo in frigo tutta la notte. In questo caso qua vi faremo passare la notte. Così evapora l'acqua, la polenta si compatta un pochino e riusciamo a tagliare le fette bene con un coltello. Io direi che ci siamo, Silvia? Sì. Allora. Adesso un po' mi sposto perché... Versiamo i nostri fagioli. Delicatamente, sempre con una frusta da cucina, giriamo pianino pianino. Così non andiamo a rompere i fagioli, non andiamo a fare dei guai. E poi eventualmente ci possiamo aiutare con un leccapentola, che è sempre molto comodo in cucina. Ci passiamo le armi in questo modo qua. Sposto leggermente la teglia, ho visto che c'è il fochetto, speriamo di non andare a cuocere tutto. E viene una sorta di polenta arancione che adesso vedrete. C'è chi ci mette anche del rosmarino, noi dipende dalle volte, dalle volte, delle volte ce lo mettiamo, delle volte no, dipende anche molto dal gusto, ecco. Mi raccomando, non esagerate a salare l'acqua della polenta, perché andando a, riposando molto, che cosa succede? Può succedere che diventi troppo salata, di conseguenza, perché evaporando l'acqua dopo si concentra. Se noi saliamo molto la polenta ed è saporito il soffritto, il rischio è quello dopo di bere tutta la giornata. Ecco qua. Direi che, dopo finiamo poi
vedete, la livelliamo in quel modo qua, non c'è bisogno di ungerla sopra, la facciamo raffreddare, ovviamente questa operazione qua va fatta fuori dal frigo, non posso mettere in frigo una cosa del genere, la faccio raffreddare a temperatura ambiente, poi la copro con pellicola e la metto in frigo e la lascio riposare una notte. Dunque, adesso abbiamo messo in un tegame 4-3 dita di olio di semi di girasole, possibilmente alto oleico perché ha un punto di fumo alto, altrimenti tradizionalmente si usa lo strutto. Lo portiamo a 175 gradi e magari vi chiederete come facciamo a saperlo se non abbiamo il termometro. Allora, se non avete il termometro, prendete un cucchiaio di legno, lo mettete sul fondo, quando il fondo comincia a friggere, come sta quasi facendo questo qua, sì, sta friggendo, l'olio è pronto per essere utilizzato, vedete che frigge, in quella maniera qua. Poi si prova, eventualmente se vediamo che fa fatica, aspettiamo e regoliamo il fuoco a seconda appunto di quello che otteniamo. Noi abbiamo tagliato la polenta già a pezzi, vedete, di una fettina alta un centimetro, in quella maniera qua, non fate delle fette troppo lunghe perché rischiano di spaccarsi. E poi dopo cominciamo a metterle, adesso magari facciamo anche una prova. Funziona. Attenzione perché è facile che, essendo un prodotto umido, provochi anche degli schizzi di olio, quindi bisogna stare attenti. Non esageriamo a mettere troppa e regoliamo il fuoco in quella maniera qua. Vado anche a toccare perché è facile che si attacchino anche sul fondo. Devono fare una crosticina. È la cosa un pochino più lunga quella della cottura, nel senso che, a parte che possono venire via dei pezzettini così, ma è normale che il fagiolo si stacchi, non facciamo altro che metterlo da una parte, poi alla fine comunque passiamo con la ramina a tirare su tutte queste cose qua perché possono bruciare. Vado a muoverli, c'è anche chi li infarina per evitare che schizzino, o perlomeno possono anche fare un pochino più di crosticina. Questo qua è il momento più delicato, perché la frittura in un prodotto ovviamente di questo genere è la cosa più importante. Deve essere fritto appunto con l'olio a 175-180 gradi, non di più. Deve essere un olio pulito, come dicevo prima. Un olio di girasole, noi usiamo l'olio di girasole alto oleico perché ha un punto di fumo più alto, oppure sempre con il vecchio e caro strutto. Io sono più appassionata allo strutto, devo dire la verità, ma delle volte devo arrivare a miti consigli anche con le richieste delle nostre clienti. Li giriamo un attimo, ci sto provando almeno, questo per dirsi è un po' aperto, è normale però. Prima parlavamo e si diceva che ormai nelle sagre non si vedono più i calzagatti, anche perché è un prodotto che è un prodotto, è vero che è povero, è molto buono, però è brigoso, perché non a tutti piace friggere e con le regole magari che ci sono adesso, insomma, questi vanno fritti e mangiati, non c'è niente da fare. Questa maniera qua. Allora, con la famosa ramina si possono cuocere anche di più, eh? A me piacciono anche più cotti, io sono una fan delle cose proprio ben cotte, ho sempre paura che siano crude, comunque qui è tutto cotto dentro, quindi non incorriamo nel rischio di andare a dare della roba cruda, tanto la polenta è cotta, i fagioli sono cotti. E via. Ecco, quello è già fritto meglio,
perché ci vuole un po' di pazienza a friggere. Le crosticine, quelle sono le più buone per me. Benissimo, questi sono i nostri calzagatti fritti e niente, non vi resta altro che provare a farli e a mangiarli. Un saluto dalla Cucina Incantata Lab, da Anna Maria e da Silvia.